Buona domenica 3 settembre, il Vangelo di oggi ci invita a essere testimoni autentici di una fede che non elude la questione dell'oppressione, del dolore, della sofferenza, che ci rende capaci, questa fede, di essere testimoni nonostante la presenza antitetica di una mondanità che ha messo in croce Gesù. Lo ha perseguitato e di fronte alla croce spesso diventiamo intimoriti, reticenti, paurosi. Come Pietro, non vorremmo che ci fosse un Gesù in croce. Certo, non è sicuramente un atto voluto da Gesù, ma accettato, perché in questa accettazione c'è la sottolineatura della radicale contrapposizione, diversità meglio ancora, piuttosto che contrapposizione, tra il regno della mondanità e il regno dei cieli. Ripeto, la croce non è fine a se stessa, la persecuzione non ha una funzione catartica perché noi possiamo liberarci, altrimenti sarebbe un teatrino. No, riguarda la concretezza della vita quotidiana, nella quale attraverso la fede riconosciamo di aver ricevuto perdono e non per merito, dei talenti che siamo chiamati a condividere e a spendere, non per noi stessi, ma per il bene comune, per una vita comunitaria fondata sull'amore, sulla misericordia, sul rispetto della diversità, sulla giustizia. È un brano del Vangelo che ci consegna un Pietro, colui il quale ha confessato pienamente di riconoscere in Gesù il Figlio di Dio e per questa ragione diventa pietra angolare della Chiesa, ma è sempre un Pietro umano, inevitabilmente caratterizzato come ciascuno di noi da una certa ritrosia da cogliere nella complessità della fede anche la dimensione della sofferenza. Ma qui noi siamo chiamati non a trattenere la parzialità della vita, ma aprirci, consumando tutti i nostri talenti a una prospettiva concreta, reale, di vita eterna che non si sottrae alla via della croce, perché quella via contiene in sé anche la realizzazione della resurrezione a una vita nuova, a una nuova umanità che vive concretamente la pienezza della vita eterna, un nuovo modo di vivere, un'epoca autenticamente nuova. Ma leggiamo il brano del Vangelo di oggi. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani e dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Tutto questo doveva accadere. Lo spiega ai discepoli che lo seguivano con convinzione, ma evidentemente, come accadrebbe per ciascuno di noi, è difficile accettare che la tua guida è destinata a questo estremo sacrificio, perché Gesù non è un leader vincente, non è pure perdente, è un leader e non è un leader, è semplicemente il figlio dell'uomo che si mette al servizio della pienezza della vita eterna da vivere qui ed ora. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro di me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Colui il quale Pietro, non per appunto carne e sangue, riconosce il Figlio di Dio, continua a perseverare in sé il pensiero degli uomini,
che non accettano, non comprendono la via della croce non come necessità, ma come inevitabilità in un percorso di liberazione. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Tre passaggi, se vogliamo essere nella sequela di Gesù. Prendere la propria croce, le proprie difficoltà, i propri dolori, i propri insuccessi. Rinneghi se stesso e usciamo dalla nostra autoreferenzialità e il nostro egocentrismo e mettiamoci in cammino, senza preoccuparci di quale sia la meta, affidandoci alla fede. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Trovare la vita, spendendo tutti i talenti, spendendo la vita stessa, troveremo la vita autentica. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? Perdere la propria vita dopo aver guadagnato il mondo intero significa non aver speso i propri talenti, avere semplicemente capitalizzato il talento che non è frutto di una meritocrazia, ma semplicemente di un dono. Conquistare il mondo, un antico sogno degli esseri umani, che porta inevitabilmente alla perdita della vita. Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Non è possibile mercanteggiare con la vita, non è possibile portare la vita nella dimensione della logica economica che cerca in tutti i modi di capitalizzare, di trattenere, non di investire, di condividere. Dunque, sono parole molto forti quelle che Gesù ieri come allora ci porta ad accogliere e che ci mette in radicale discussione, perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Eh sì, il veniente verrà, ci guarderà nella sua infinita misericordia, ma terrà conto di quanto noi siamo stati disponibili o meno ad agire concretamente in una prospettiva di utilizzo dei talenti, non di trattenimento, di liberazione della vita, non di trattenimento della vita. E vediamo come si esprime Papa Francesco commentando questo brano del Vangelo nell'Angelus del 3 settembre del 2017. Sempre, anche oggi, la tentazione è quella di voler seguire un Cristo senza croce, anzi, di insegnare a Dio la strada giusta. Una visione antropocentrica, no? Dio lascia perdere le croci. Noi esseri umani vorremmo semplicemente una felicità, magari effimera, non importa, ma senza croce. Esattamente come fa Pietro. No, no, non sia mai. No, no, Signore, questo no. Non accadrà mai, ma Gesù ci ricorda che la sua via è la via dell'amore e non c'è vero amore senza il sacrificio di sé. Questo è il punto fondamentale. Amore come trascendenza, sacrificio rispetto a se stessi. Sacrificare se stessi non è un atto fine a se stesso, è un atto che ci proietta nella dimensione autentica della fede. Siamo chiamati a non lasciarci assorbire dalla visione di questo mondo, ma ad essere sempre più consapevoli della necessità e della fatica per noi cristiani di camminare
controcorrente in salita. Controcorrente in salita, questa è, dovrebbe essere la vocazione di noi cristiani. Gesù completa la sua proposta con parole che esprimono una grande sapienza, sempre valida, perché sfidano la mentalità e i comportamenti egocentrici. C'è una sfida nel discorso di Gesù rispetto alla ordinarietà dei comportamenti egocentrici. Egli esorta chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà, per causa mia, per il desiderio profondo e passionale di seguire Gesù lungo qualsiasi strada, compresa quella della croce, disposti a perdere anche la vita, ma troveremo la vita vera, autentica. In questo paradosso è contenuta la regola d'oro che Dio ha inscritto nella natura umana, creata in Cristo, la regola che solo l'amore dà senso e felicità alla vita. Spendere i propri talenti, le proprie energie e il proprio tempo solo per salvare, custodire e realizzare se stessi, conduce in realtà a perdersi, ossia un'esistenza triste e sterile. È esattamente la rappresentazione antropologica, soprattutto della parte più ricca del pianeta, che si arrabatta dalla mattina alla sera e anche di notte per accumulare denaro, per salvare la propria vita, e genera, laddove c'è una grande quantità di risorse, tristezza e sterilità. Invece, viviamo per il Signore e impostiamo la nostra vita sull'amore come ha fatto Gesù. Così potremo assaporare la gioia autentica e la nostra vita non sarà sterile, sarà feconda e vivrà nella pienezza della vita autentica, la vita eterna, che non è proiettata in un futuro inimmaginabile, ma è nella concretezza della presenza del regno dei cieli qui tra noi. È questa una proposta radicale, appunto, di vivere, anche se in salita e controcorrente, nella pienezza di una gioia che è costantemente alimentata dalla dimensione dell'amore e della giustizia. Buona giornata a tutti e a tutte.